tra l'altro. Allora, ingegner Furlan, che cosa ne dice di queste? Allora, intanto un po' sappiamo che la sua impresa comunque va bene. Sì, va bene. Ok, cioè, chiederò lo stesso, però insomma, giusto, va bene, Se come va sempre. bene neanche un caso, voglio dire, no? Perché oggi per andare bene bisogna lavorare bene, giusto? Sì, Giusto. ma Oggi concorda come oggi, sì. con l'importanza della formazione fatta in un certo modo per voi che siete sul campo, sul cantiere? Allora, è estremamente indispensabile essere formati perché oggi non ci si improvvisa. Oggi l'edilizia sta affrontando un brutto periodo e perché secondo me riparta, van benissimo i finanziamenti, va benissimo il contesto esterno, ma alla fine perché riparta e perché un prodotto vada deve piacere. Oggi secondo me l'edilizia ha poco da dire. Soprattutto in molti decenni non ha espresso mai nulla di nuovo e di conseguenza si è affossata, ma non ci sono da dare tante colpe, non sono da trovare colpe sugli altri. È chiaro che le circostanze esterne ti possono aiutare. Il fatto è che bisogna riproporre nel settore edilizio un prodotto che piaccia, un prodotto che interessi. Sia a chi deve acquistare casa che a un eventuale investitore, perché se il Veneto, l'Italia avesse dei buoni prodotti da proporre nel settore edilizio, inizierebbe ad essere anche un richiamo a livello internazionale, perché no? Però devi avere qualcosa di interessante da proporre. Cosa vuol dire interessante? Allora, alcuni di noi hanno già l'idea di cosa potrebbe essere interessante, però cosa può essere anche appetibile per il mercato attuale? Cosa può Perché essere appetibile per il mercato attuale? Allora, devi avere anche delle figure preparate che sappiano per questo dico cogliere. che la formazione è importante, perché se sul settore ci sono figure preparate, figure competenti, è facile che ne esca fuori qualcosa di buono. Se invece non ci sono figure preparate e competenti, difficilmente si riuscirà a ricavarne qualcosa di nuovo e di positivo. Ecco, ma quando parla di competenze, ingegnere, parla di competenze di conoscenza della materia, di una visione d'insieme del progetto, di una capacità di coordinamento, di tutte queste cose? Cosa Allora, si intende per competenze? competenze a 360 gradi. A mio avviso, io parlo per quella che è la mia esperienza. Io vedo che nella mia attività è estremamente importante la sinergia, a livello globale, la sinergia con i dipendenti propri, con i fornitori, con gli istituti di credito, con tutti quelli con cui si deve avere a che fare, perché è chiaro che da chiunque si possono prendere spunti interessanti, sinergia con chi deve comprare casa. Cioè, non sono io a dire cosa piace, cosa devo costruire per poterlo vendere, è chi la casa la deve comprare che mi deve dire cosa vuole dalla casa. Quindi io devo creare sinergia tra me e l'acquirente, così riesco a mettere sul mercato un prodotto che può piacere. Difficilmente io posso cervellarmi quanto voglio, ma se per 20 anni ho fatto una cosa e quella cosa non funziona più, con la mia testa non ne andrò mai fuori. Devo un attimo Confrontarsi. allontanarmi dallo scenario, d'accordo, e capire cos'è cambiato e perché quello che ho fatto non andava più bene. Di conseguenza, interagendo, sentendo non so, le agenzie immobiliari cosa dicono, sentendo chi deve comprare casa, cosa cerca, sentendo i produttori cosa hanno di nuovo da proporre, riesco a capire su Quindi cosa poter puntare. Più che competenza, che comunque deve esserci, è conoscenza. È Conoscenza di. conoscenza, ma allora, per ambire la conoscenza devo essere competente, perché Se non conosco. esatto. Sì, comunque la conoscenza di tutte queste dinamiche è fondamentale, oltre alla competenza della materia, diciamo, la conoscenza della disciplina. Questo intendo dire, È una no? cultura, secondo me, cambiare un modo di vedere diverso, diventa una Eh cultura sì, di perché costruire. allora nel Veneto siamo stati bravissimi fino ad ora perché siamo un paese di self-made men dove con tanta volontà e tanto coraggio si è fatto molto. Però
Però siamo arrivati a un punto in cui c'è bisogno di conoscenze dall'esterno, c'è bisogno di allargare gli orizzonti e avere il coraggio di confrontarsi, perché abbiamo saturato quello che potevamo fare singolarmente. Adesso c'è bisogno di fare un salto di Chiaro. qualità e per cui c'è bisogno di scoprire cose Di nuove fare che non sono sinergia. nella nostra testa, per cui dobbiamo per forza di cose aprire gli orizzonti. Io addirittura, nel caso di dire, io dico sì che la riqualificazione è estremamente importante, ma addirittura, a mio avviso, un'abitazione in classe A fatta al giorno d'oggi rischia di essere un cattivo investimento, perché tra 4 anni entrerà nel parco edilizio da ristrutturare, perché nel 2020 saremo obbligati a recepire la direttiva Origin. europea del 2010 degli edifici a energia quasi zero, per cui un edificio in classe A di oggi, nel 2020, sarà obsoleto. Di E quindi conseguenza, oggi acquistare classe A vuol dire avere un immobile che tra 4 anni superato. è E superato. allora cosa E devi quindi fare? Bisogna costruire a energia zero. facciamo già NZR da un anno. Adesso bisogna Quindi. puntare agli edifici di energia quasi zero. Io dico addirittura di più. Io dico, siccome il nuovo edificato riguarda l'1% dell'edificato complessivo in Italia e oltre l'80% dell'edificato consuma dalle 5-6 volte in più di un edificio in classe A, e l'edificio in classe A ormai è vecchio, io dico che le nuove costruzioni non solo devono essere a energia zero, ok? Ma devono essere costruzioni attive, cioè devono iniziare a prendersi carico di tutta quella mole di edificato esistente che difficilmente verrà preso in mano da qui a breve. E noi adesso, i nostri nuovi interventi, ho portato un brevissimo contributo, se può essere mandato in onda. I nostri nuovi interventi, cosa che fanno? Oltre ad essere a zero emissioni, anzi, diciamo che hanno anche, iniziamo anche a lavorare con sistemi che ci permettono, a livello di rivestimenti esterni, ci permettono di andare a abbattere l'inquinamento atmosferico prodotto anche nelle circostanze da autoveicoli e da altri edifici. Il risultato qual è? Che un fabbricato come questo di 700 metri quadrati di suolo occupato equivale a 3.500 metri quadrati di bosco in termini di abbattimento dell'inquinamento prodotto da 340 automobili. E quindi Straordinario. vuol dire iniziare ad essere attivi, cioè un edificio deve essere parte attiva nel processo di abbattimento dell'inquinamento al pari del verde, perché altrimenti un nuovo fabbricato a energia zero su un parco dove abbiamo un 1% di nuovi edifici sul totale dell'esistente. Non dico che sia ininfluente, però è poca cosa, bisogna Cioè lei iniziare dice a farlo. costruiamo un edificio, è come se piantassimo degli alberi, questo sta In dicendo, termini di in termini. abbattimento atmosferico, sì. È chiaro che un albero produce ossigeno, noi non produrremo mai ossigeno, però riusciamo ad abbattere inquinamento atmosferico, che è il problema del giorno d'oggi, perché io penso che tutti noi qui in studio abbiamo un familiare che è stato colpito o da una brutta malattia o da un che, di qualsiasi, di Allergie. qualsiasi, di qualsiasi genere dovuta all'inquinamento, d'accordo? Per cui è un problema che ormai colpisce tutti noi, per non parlare degli odori, sono sistemi che eliminano completamente gli odori. Il fatto di. Questa è una cosa molto. Non vorrei proprio che anticipasse troppo perché abbiamo proprio gli Esatto, poi esperti avremo che gli ci esperti vogliono. che ci illustreranno meglio la cosa. Quindi io, tornando sui miei passi, dico, bisogna tornare a rendere interessante il prodotto. In che termini anche?
Oggi abbiamo tutti quanti un telefono che oltre a telefonare fa tantissime altre cose. L'abitazione non può essere soltanto un edificio dove io vado a dormire. L'abitazione mi deve semplificare la vita, quindi deve decidere lei quando avviare il riscaldamento, quando avviare il raffrescamento, sapendo di non farmi spendere nulla. Cioè, se a casa è caldo, non devo essere io che ho il pensiero di attaccare il condizionatore, ma deve essere la casa ad avviare il raffrescamento quando non mi fa consumare. D'accordo? Un cervello, diciamo, un sistema computerizzato. Deve essere l'abitazione deve iniziare a lavorare per me, non deve essere un pensiero, un peso per me, ma l'abitazione deve essere al mio servizio, deve lavorare per me, così come lo fa un telefono, lo deve, al giorno d'oggi lo deve assolutamente fare anche un'abitazione, oltre ad essere chiaramente di alto livello, costruita bene e deve seguire le mode del mercato, perché alla fine deve piacere, quindi è importante capire cosa piace. Se alla gente piace un bel terrazzo, io devo fare un bel terrazzo, ma lo devo capire, e per capirlo lo devo domandare alla gente. Ingegnere, una provocazione, perché non è una provocazione, quanto poi tutto questo l'obiettivo di avere una casa energia zero si concilia poi con il prezzo, con il costo? Siamo vicini a una cosa che può essere accessibile da tutti? Questo è stato il nostro investimento, cioè noi abbiamo investito in ricerca e sviluppo per arrivare a un prodotto di assoluta eccellenza. Ad oggi noi abbiamo un 30%, un bilancio energetico positivo per il 30%, cioè l'energia che produciamo è il 30% superiore rispetto a quella che consumiamo per la climatizzazione invernale ed estiva. E siamo arrivati a questo risultato perché il nostro prodotto ha successo, perché siamo arrivati a questo risultato a costi di mercato, cioè noi non siamo proibitivi sul mercato, ma c'è stata tantissima ricerca, perché abbiamo visto che nell'edilizia c'è fino al 60% di spreco, cioè tutto quello che c'è in un cantiere fino al 60% è spreco. E dopo cerchiamo di analizzare meglio questo discorso, che è molto importante, perché giustamente chi ci ascolta da casa dice chissà che cifra, chi bisogna essere per queste cose qua. Importante l'accessibilità. No. Voglio sentire l'architetto Cazzaro, anche lei, alla luce di quanto è emerso, che cosa ne dice? Visto che anche lei abbiamo una storia simile a quella dell'ingegnere. Mi sento di dire che assolutamente ritengo che se ci accontentiamo dei decibel e dei kilowatt su una casa, cioè rumore e energia, è già finita. Cioè, se io devo aspettare che mi arrivi da Roma una norma che mi dica cosa fare, sono già in ritardo di 10 anni sul mercato. Ok? Questo è un altro problema. Assolutamente, abbia pazienza. Se, come diceva qualcuno di intelligente, l'azienda è la vita, è come andare in bicicletta, l'importante è muoversi, ok? Se no la stabilità non c'è. Diciamo che noi, il nostro problema qual è? Che abbiamo delle micro aziende. Non possiamo confrontarci con gli istituti o degli studi di ricerca e sviluppo dove mettiamo 50 ingegneri a cercare una certa cosa, per cui dobbiamo far rete. Con chi dobbiamo far rete? Con chi? Soprattutto con aziende produttrici, nel mio caso, perché noi in pratica diventiamo assemblatori di progettazione e di sistemi, giusto? Perché in pratica non è che la facciamo il serramento, lo montiamo, d'accordo? Per cui ritengo che sono d'accordissimo, sono in linea, nel senso che assolutamente una casa che consuma pressoché niente non costa di più, perché ho un po' più di accorgimenti sull'involucro, ho costi più bassi su quello che è l'impiantistica, mi servono meno potenze, le cose insomma le metti in equilibrio. Noi teniamo presente una cosa, visto che siamo qua tra pochi e nessuno mi sente, diciamo uno segreto. Il segreto è che se fatto 1000 il costo di un appartamento di vendita, vediamo cos'è effettivamente il costo costruttivo. Diciamo, ho il terreno, ho gli oneri, ho le progettazioni, ho le marginalità dell'azienda, alla fine diciamo che il costo costruttivo cos'è? Il 50% su 1000? E se aumenta un 10%, il 50% cos'è su tutto quanto? Il 5% sul costo finale, di cosa stiamo parlando? Cioè, avete capito? Però io voglio dire una cosa in più. Sono d'accordissimo che dobbiamo fare innovazione. L'innovazione secondo me è che noi, le nostre macchine per abitare, devono dare delle emozioni. Cioè non possiamo più accontentarci di fare queste cose che non hanno anima. Statiche, ok? Perché prima o dopo tutti arriveranno a sta maledetta classe A, adesso arrivano in classe A, noi siamo in NZEB, benissimo, arriveranno in NZEB, non sarà più la differenza. Per cui se vogliamo essere davanti al mercato, dobbiamo essere molto in alto per vedere molto lontano, giusto? Ok? Per quel che riguarda me, stiamo sviluppando anche altri concetti che sono quelli
diciamo, dove io entro in quello che è l'esperienza sensoriale dell'abitazione. Seguitemi, non prendete paura. Cioè, l'estetica è fatta è la progettazione, è lo studio dei sensi, giusto? Per cui io non percepisco una cosa solo attraverso la vista. Ho l'odore, ho l'udito, ho il tatto, certo. D'accordo? Di conseguenza, se noi possiamo entrare in questo mondo, forse nei miei corridoi dove ho la musica, ho le profumazioni, ho la luce che gira in base alla luce solare dell'esterno, riesco a dare delle emozioni. Mi seguite come ragionamento? Sì, di certo, conseguenza io posso anche andare a individuare un ambiente, come entrare in una casa di Betulla, di Rabaralto, di 50 anni fa, giusto? Dove che non occorre aprire gli occhi, la senti. Okay? Ma infatti c'è come costruire di una volta, perfetto, perché alla fine le costruzioni ci sono, di una volta. Diciamo che l'ambiente è individuato da sensazioni che non sono solo quelle visive, perché scusatemi, se parliamo ancora, io faccio una provocazione ovviamente, siamo tra detti lavori, abbiate pazienza. Se parliamo ancora che la casa non deve consumare niente, siamo già tutti arrivati. Però se devo fare una casa che la rivolgo avanti, che sta benedetta casa, avrà 25-30 anni di vita. Ok? E allora, abbiate pazienza, come diceva l'ingegnere, faccio un classe A adesso, anzi, Lombardia è già in ZEB obbligatorio, giusto? Dai dicembre, da gennaio di quest'anno, ok? Per cui faccio già una casa, le nuove categorie fanno classe A, A1, A2, A3, A4, NZEB, che è la crocetta in alto, giusto? Noi ovviamente facciamo soltanto NZEB, con altra serie di problematiche, cioè io dico sempre, quando tengo qualche corso, state attenti, non fate la passiva se non siete capaci di farla. Andate a farvi male, bravissimo. Dico passiva nel senso consumi bassissimi, giusto? Esatto. Perché andate a farvi male, perché quando avete quattro ospiti a cena la casa è troppo calda, basta, è finito, disastro. Architetto, ma rispetto a un costruttore francese, rispetto a un costruttore tedesco, sì. Il nostro costruttore, come allora, si caratterizza? Io fortunatamente mi sono confrontato anche recentemente con colleghi stranieri, esteri, no? Danesi la settimana scorsa, francesi, californiani, eccetera. Ovviamente abbiamo delle culture diverse, d'accordo? Abbiamo dei climi diversi, abbiamo delle modalità d'uso della macchina per abitare, che è diversa. La concezione della casa diversa. Ok? Parlavo stamattina in ufficio che ho guardato, perché io porto ogni tanto, giusto per provocazione, porto nelle slide a casa ultra leggera fatta a telaio di legno, e quella che hanno fatto il 22-26, che è un bussolotto di 24 metri per 24 metri per 24 metri con muri da 70 e cotto, che non ha impianti, super massiccia, ok? Ma la fai in Austria, dove l'hanno fatta, dove ho un delta T tra giorno e notte, cioè un differenziale di temperatura, mi scusi, per cui riesco a raffrescare di notte e a tenerla alla temperatura durante l'estate, durante la giornata. Non la posso fare a Padova perché non riesco a farla funzionare, per cui anche il concetto, dopo posso dirle onestamente come qualità e classe delle finiture non ce n'è per nessuno. Sì, comunque le direttive europee sono europee, valgono per tutti i membri. No. Anche l'NZEB è stato, che è una normativa che andiamo noi a recepire, una normativa europea, ogni Stato ha le sue sistemi di applicazione, il nostro non è lo spagnolo, non è il tedesco, non è l'olandese, ok? Anche qua ci sarà un po' da capire cosa succede. Di sicuro io vi dico l'altra cosa che succederà, noi, allora, quando hanno cominciato a fare i primi sistemi a cappotto esterno, abbiamo fatto grandi danni per una serie di problemi, no? Adesso, quando anche quelli che non le sanno fare cominciano a fare case ipercoibentate, avremo altrettanti danni, perché avremo delle case dove la gente non sta bene. Quindi il nostro obiettivo è sì spendere poco, ma avere una qualità abitativa che sia eccelsa. E qua parliamo di ricambi aria, di filtraggio, di materiali, di inquinanti, tutte queste cose che... Giusto? Certo. Vi faccio un esempio semplicissimo. Noi abbiamo, ha detto l'ingegnere, grande terrazzo al sole a sud, 3,5 metri di profondità, bene. Ma se io non faccio delle simulazioni e non vedo la luce solare come mi entra nel divano che è 6 metri dentro, io ho la luce accesa per leggere il giornale. Giusto? Certo. Di conseguenza devo usare dei colori di pareti, di soffitto, eccetera, che mi mette in condizioni di vivere bene. Bello. Non come lei che magari ha la sua casa, mi butta fuori un portico 5 metri e ha il buio costante dentro. Cosa stiamo facendo? Attenzione, cioè andiamo a farsi male. Cioè, e il paradossale è che noi stiamo ragionando di queste cose qua per cercare di venire fuori dalla crisi. E l'assurdità è che non più di un mese fa un gruppo di imprenditori italiani che hanno aperto attività a Dubai e sono venuti a conoscenza della nostra azienda, sono venuti a trovarmi
Perché mi hanno detto che, siccome hanno aperto attività a Dubai, sono lì ormai da alcuni anni, mi hanno detto che non ne possono più perché sono obbligati a vivere lì, perché hanno le attività lì. Però hanno già cambiato più volte casa e dicono che è impossibile trovare una casa dove non entri la sabbia e dove i condizionatori non ti fanno esplodere le orecchie, perché dicono che lì... Questa l'ho sentita dei condizionatori. Ecco, dicono, con temperature ci hanno chiesto se andiamo a fargli casa lì, perché dicono lì non abbiamo trovato una casa fatta decentemente e noi siamo qui a curare il dettaglio in questo modo qua. Beh, emerge la qualità dell'imprenditoria italiana, che fa la differenza nel mondo. Ma sai che cosa, ti do la parola subito, soltanto che ho bisogno di andare alla pubblicità, così dopo vi do la parola, che dopo devo sentire anche gli altri interlocutori. In pochi secondi di pubblicità, poi torniamo insieme.